Sì, un'organizzazione che aveva messo, un'organizzazione naturalmente composta da alcuni gruppi criminali operanti sia nel Crotonese che diciamo in Basilicata. Aveva messo in piedi un sistema di gioco illegale eludendo qualunque forma di controllo, facendo leva su collaboratori informatici di altissimo livello, creando dei siti all'estero, in Olanda, in Grecia, negli Stati Uniti, e quindi un sistema che veramente ha sorpreso un po' anche noi investigatori, insomma, per cui ci è voluto del tempo per ricostruire tutta la rete, per poter quindi individuare i luoghi in cui erano situate le macchinette per il gioco illegale e che naturalmente comportavano una serie di guadagni in nero, che è la parte più pericolosa, c'è cioè un'elusione di decine e decine di milioni di euro, è stato quantificato in una cifra che supera i 500 milioni, ma sarà anche la metà, sarà anche 100 milioni, ma credo che sia un'evasione che ha sottratto al bilancio statale un mucchio di soldi. Ma non c'è dubbio, noi non avevamo dubbi sul fatto che comunque le organizzazioni locali dovessero appoggiarsi, avere anche la protezione di organizzazioni di altre regioni, come in questo caso quello del clan di Grande Aracri.